mozione che abbiamo portato in consiglio comunale. Quanto riguarda invece l'aspetto culturale, lo vedo più che altro riportato sull'assistenza tecnica alle manifestazioni, dove effettivamente ancora una volta si ripropone il fatto che, e lo si vede anche dalle delibere di giunta comunque che ci arrivano qualche giorno dopo rispetto a quando le fate, un'amministrazione che si è concentrata in questo anno e mezzo soprattutto nell'elargire patrocini e nel dare assistenza sul portare anche sul luogo della manifestazione le attrezzature richieste. Si va poco oltre. L'ultima richiesta che volevo fare era in merito al punto che riguarda invece l'edilizia privata, quindi il comune Quasini, più che altro per avere un attimo, anche qua in questo caso, una fotografia su due cose. Uno, per quanto riguarda l'abusivismo edilizio, volevo sapere anche alla luce del reintegro comunque di un nuovo agente di polizia locale, se c'era stato appunto un intensificarsi di questi tipi di controlli e con quali risultati. E arrivando all'ultimo punto dove c'è l'alienazione e l'acquisizione del patrimonio, se le varie cose che erano state messe nel piano delle alienazioni per l'ennesima volta, questa non è una colpa vostra, probabilmente anche il periodo non favorevole economicamente parlato, se c'erano state qualche, se c'era stata qualche novità rispetto all'ultima volta che ce ne siamo parlati. La situazione quindi che ne nasce è di un'amministrazione per l'ennesima volta immobile, questo era un bilancio di previsione, quindi oggi dovevamo andare a pagare di una ricognizione di equilibrio di bilancio a fronte di un bilancio comunque rientrato dallo scorrimento del patto di stabilità, quindi un bilancio che doveva mostrarci una nogara che ripartiva, perché comunque il voto che avevate chiesto e comunque gli impegni che, come dicevo ieri prima, erano abbastanza consistenti nel vostro programma elettorale. È vero che ci sono 5 anni di mandato, ma è altrettanto vero che in un anno e mezzo si è visto gran poco rispetto a quella che è la pure normale amministrazione. Poi domande che aveva fatto il consigliere Falco. Riguardo la programmazione della vostra alimentazione, in fase di programmazione, sentiamo che stanno per iniziare anche prima di Natale. E penso che comunque le cifre del budget previsto resterà più o meno lo stesso programma per le stesse bilancio, tuttavia amplieremo il cartellone sempre con lo stesso cartellone. Sì, sempre con quelle dati, ho confermato quelle dati quando abbiamo avuto un ottimo riscontro dal punto di vista organizzativo. E tra l'altro sono organizzati anche corsi di teatro e corsi anche di cinema per la prima volta, posso partecipare. E per quanto riguarda quindi chiedere i contributi basta guardare anche il libro di giunta, ci sono tramite le libere di giunta, quindi sono tutte le portate delle libere che arrivano, insomma. Quindi sono i parti per recare al pubblico, sì. Sparte, non c'è nessun problema, i parti sono per gli amatori calcio a gara, i parti sono per la corsa ciclistica che però si sa che è finanziata con la Rexa, quindi non è una variazione di giro, e l'APIS che invece è il discorso del, per quanto riguarda l'organizzazione del torneo di calcio saponato che è stato fatto quest'estate, quindi sono tutto contributo anche ad Avis a sostenere questa iniziativa. Basta, mi parlo. Poi anche per quanto sia una manifestazione chiara, se serviamo una buona diciamo così, corrispondenza da parte delle associazioni, dei gruppi per l'organizzazione degli eventi, da parte nostra hanno solo delle cose molto spalancate da questo punto di vista. Ed è anche chiaro che se vengono usati i patrocini, se viene dato supporto tecnico, io penso che dalla parte dell'associazione non possono che essere riconoscenti di questo, e penso che da questo punto di vista non c'è mai stato nessun problema. E dall'altro punto di vista è chiaro che con le ristrettezze economiche che ci sono in questa fase, il fatto che una parte delle iniziative vengono organizzate direttamente dalle associazioni, questo fa anche sgravare il comune da costi che poi sarebbero insostenibili. Pensiamo a Notte Bianca, che comunque è stata organizzata dalle imprese, è stata patrocinata dal comune, e il comune, c'era stata anche un'interrogazione, mi ricordo, del consigliere Moleschi, spero solamente i soldi per il lavoro di spazzamento il giorno dopo, straordinario, basta. Perché è stata organizzata totalmente, quindi questo è chiaramente un grandissimo vantaggio sia per la comunità da una parte, perché si fanno iniziative che mai prima erano state fatte, e dall'altra c'è anche un risparmio di comunque un contenimento di costi che se il comune dovesse spaccarsi tutti questi costi sarebbero enormi e insostenibili, soprattutto in questa fase di questa economica. Posso aggiungere? Scusate un secondo, vorrei fare il mio intervento visto che ho avuto la possibilità del sindaco di spiegare quello che è il discorso del terzo e quarto settore. Quindi lo farei in cappello in generale.
fate le domande. No, non chiede se appunto su sì, sì, ma infatti, siccome spiego il tutto, dopodiché se ci sono ulteriori domande per la parte politica, rispondo io. Per la parte, diciamo così, tecnica, abbiamo la presenza anche del Torello Signori, quindi speriamo di soddisfare tutte le vostre domande. Allora, intanto vorrei fare un appello alla precisazione che questa giunta è riuscita, perché magari qualcuno si è dimenticato, dopo due anni consecutivi di sforamento del patto a rientrare. Questa sembra una banalità, sembra che sia stato fatto una cosa dovuta, invece in realtà è stato un grande salto in avanti di questo comune. Non vorrei dire che per cinque anni, se questa amministrazione non sforo ha fatto un gran risultato, ma potrebbe anche esserlo. A meno che non decidiamo noi come amministrazione di sforarlo, e questo è un altro paio di maniche, perché vogliamo fare le opere. Parlavo prima con il presidente Valdo Martelli, che poi conosce bene perché appartiene anche al suo gruppo politico, a Mozzacano non sono altro fatto, perché avevano pensato di fare delle opere e avendo le mani legate per quanto riguarda il patto di stabilità, hanno preferito sforarlo, fare le opere per i cittadini, per poi dire perlomeno qualcosa che abbiamo fatto. Noi abbiamo avuto una amara storia di erogare negli ultimi anni, dovuta appunto all'aggiunto Rivieri che poi successivamente la parte che purtroppo si è trovato a dover anzinare come ha potuto, e io metto le mani avanti, non do colpe all'aggiunta Falco se non quella di non essere riuscito totalmente a rientrare, hanno dato del loro per fare in modo di rientrare comunque su qualcosa. No, erano delle difficoltà enormi, su questo bisogna rendersi conto. Voi avete preso in mano l'amministrazione con delle difficoltà enormi, ok? Allora, se si conosce la storia, si può anche ragionare su questo. Quindi dire che questa amministrazione è immobile, io direi no, questa amministrazione si è mossa, non abbiamo suonato il patto, e grazie a questo, al di là che poi qualcuno dica che ci facciamo belli con opere di altri, i serramenti, che è il primo punto delle scuole elementari con Calabria, li abbiamo fatti perché siamo all'interno del patto, altrimenti il contributo regionale col cavo che l'avremmo preso. La commissaria, e ribadisco, la politica purtroppo è fatta anche di ripetizione, no? Di quello che si dice e si ridice, in questa sede l'abbiamo già detto, comunque lo ripetiamo. I serramenti scolastici sono stati chiesti dalla Giunta Rivieri, non sono stati fatti dalla Giunta Falco perché non aveva la possibilità di soddisfare anche quella piccola quota che chiedeva la Regione per poter avere il contributo. La commissaria, che comunque ha fatto una gran opera in quel periodo che è stata qui, ha scritto tra le varie cose una lettera alla Regione chiedendo lo spostamento in avanti del lavoro sui serramenti della scuola. Grazie a questo la Regione ci ha risposto ok, e grazie a questo sono stati fatti i serramenti delle scuole elementari. La piccola parte che abbiamo messo noi come amministrazione, grazie al non sforamento, abbiamo potuto metterle, quindi abbiamo i serramenti nuovi alle scuole elementari. Se questo è immobilismo, va bene, ditemi voi cosa avreste fatto al nostro posto. Noi questo stiamo facendo. Premetto anche che abbiamo detto che noi come amministrazione non avremmo fatto i salti mortali. Se facciamo le normali manutenzioni di questo paese, che tante amministrazioni non hanno fatto, vedi Cimitero, sbandierato a destra e a manca dalla Giunta Rivieri, ha vinto le elezioni anche per questo, e poi 5 anni di immobilismo. Abbiamo il tetto del cimitero da una parte che sta crollando. Quante manutenzioni ha fatto la Giunta Rivieri? Quante ne ha fatto la Giunta Falco? Allora, noi abbiamo portato avanti un discorso sul cimitero a livello regionale perché diciamo non vogliamo far pagare ai cittadini le cose in più o le cose per farci bene noi. Ricordo Falco che la rotonda è stata fatta dalla Giunta Rivieri senza un contributo ad hoc. Secondo me la rotonda poteva essere finanziata al 100% perché su una strada statale e una strada regionale è stata finanziata. No. È stato fatto poi sulla piazza, non l'hai chiesto Rivieri. C'è stato un finanziamento? Il finanziamento doveva essere fatto del 100% e ricevuto 130.000 euro. Hai detto di no, adesso hai ricevuto 130 sulla piazza. 100% c'è stato, se no perché? Dimmi che finanziamento hai chiesto sulla rotonda. Dimmelo cosa hai richiesto. Abbiamo fatto 5 anni di battaglia con Falco seduto lì vicino a te per questo motivo. E oltretutto sulla piazza l'abbiamo pagata con i soldi dei cittadini. Adesso io voglio ben capire che non vogliamo far pagare i cittadini più di ferro operare, però alla fine perché anche un bel coraggio che così dopo che avete fatto pagare i cittadini anche lo sforamento del patto, perché alla fine insomma un limite c'è a tutto, perché le battaglie vanno fatte, ti riconosco quello che hai fatto, però riconosciamo anche che certe opere, se finanziate
pagate con l'aiuto della regione è più facile farle, ci siamo anche qua senza farle pagare sempre ai cittadini. Quindi sul cimitero abbiamo chiesto un contributo regionale, siamo in graduatoria e penso che diciamo così, per fine anno verrà riaperta la graduatoria, hanno già accontentato alcuni paesi in provincia di Verona e quindi poi andranno avanti con il resto. Noi quei soldi lì alla regione li abbiamo chiesti per un'opera più specifica che è il cimitero. Non è un'opera visibile come alcune rotatorie, le strade vanno avanti, ma è un'opera necessaria, per un momento di mostraggio. La ristrutturazione di Villa Remonti, anche questa è un'opera nel cassetto anni, mi sembra, è stata chiesta dalla loro giunta Olivieri, è stata rimandata per 5 anni consecutivi, mi sembra, poi è stata rimandata anche dalla giunta Falco, e comunque noi l'abbiamo ripresa in mano dopo tutte queste vicissitudini. Speriamo di poter portare avanti noi e finire quest'opera, perché Villa Remonti è comunque un palazzo storico di locale, comunque meriterebbe, diciamo così, una visione diversa rispetto magari a una villa antica, sì, ma un po', per virgolette, in degrado. La manutenzione straordinaria dell'Asilo Nido, siamo fiduciosi che per ottobre di riuscire a realizzare anche questa opera, riguarda comunque il discorso dell'antincendio. La realizzazione del chiosco bar l'avete votato in questo Consiglio Comunale, purtroppo, qui bisogna fare anche di mia colpa, diciamo così, purtroppo abbiamo le macchine amministrative che vanno a rilento, e questo qualsiasi persona che seduta qui si accorgerà che per avere una risposta immediata bisogna attendere purtroppo 60 giorni, quindi il chiosco bar è in attesa di ricevere, diciamo così, di tornare da Verona con una risposta positiva. Purtroppo cosa succede? Sono lentezze che abbiamo in Italia e su queste non possiamo al momento farci. Per quanto riguarda il teatro comunale, abbiamo la gara la settimana prossima, si fanno i benedetti evacuatori, come sapete molti edifici del comune versano in uno stato, diciamo così, provvisorio, infatti il teatro comunale l'abbiamo utilizzato per molti anni, è stato ristrutturato, ma non c'erano gli evacuatori per il fumo, per alcuni può contare niente, per noi era una cosa comunque importante e quindi la stiamo portando avanti. I parcheggi rosa non è che non li abbiamo fatti, sono stati fatti 4. Vediamo come funzionano questi, se il discorso dei parcheggi rosa vediamo che è interessante, questo abbiamo tutto il tempo per ritornare sull'argomento, ne faremo degli altri. Mi sembra che con 4 comunque giro per magari punti abbastanza strategici al momento siano sufficienti. Abbiamo innalzato gli argini di canale di Via Valle, come sapete, come è stato detto anche prima, le fognature di Logara sono in uno stato alquanto, diciamo così, precario in certi casi, e visto anche le piogge torrenziali che succedono in questi ultimi anni, abbiamo dei problemi di conferimento anche nel tartaro di acque, diciamo così, e quindi qui abbiamo alzato gli argini per impedire appunto che ci sia un versamento di alcuni fossi comunali nel tartaro e che creerebbero diciamo così, di disastri ancora maggiori di quelli che già si stanno verificando. Su Francone abbiamo avuto parecchie segnalazioni perché quando è stata fatta la strada sono stati fatti dei chiusini fatti da una ditta che adesso purtroppo è fallita, il quale non abbiamo avuto la possibilità diciamo così, di avere un lavoro ben fatto. I chiusini dopo un po' di tempo hanno cominciato a scricchiolare e poi facevano un rumore pesantissimo. Qui aprirei una parentesi, visto che Falco è anche capogruppo e consigliere comunale provinciale. Perché la strada che va verso l'impenta, quindi che passa da Francon, è altamente trafficata. Abbiamo dei camion che purtroppo con i GPS attuali danno il passaggio proprio in quella via. Non so se vi ricordate anni fa, era una strada in cui passavano pochissime macchine, era di poco traffico. Adesso, oggi stesso che sono andato a controllare il lavoro dei nuovi cusini, ho incrociato due camion che hanno invaso quasi completamente la mia reggiata e questi viaggiano anche a una certa velocità. I vigili stanno già facendo quello che possono, mettendo e facendo appostamenti, però è una strada che i camion, specialmente quelli di alcune ditte del Mantovano che lavorano il ferro, percorrono quotidianamente, perché il GPS dà la possibilità di passare da Francone anziché fare il pezzo di statale. Loro fanno forse un po' meno chilometri, ma sicuramente, o forse un po' di più, non lo so, non li ho calcolati, ma sicuramente trovano la strada più libera.
Quindi questo sfogo che hanno i camion noi crea un grosso problema, quindi si vuole, se poi magari interessate anche di questo, visto che noi come comune abbiamo un po' le mani legate perché la provincia ci dice no, non possiamo fare nessun divieto di transito ai camion per quindi i mezzi pesanti. I chiusini li abbiamo appena cambiati e mi dispiacerebbe essere qua fra qualche anno a dire di doverli sostituire un'altra volta appunto per questo passaggio continuo. Poi abbiamo un discorso che riguarda la messa a norma dei palchi, uno era anche a Palazzo Mazzi, dove avete visto che abbiamo fatto le feste estive. Ebbene, abbiamo preso in carico questo palco, per esempio, da Lausa, però non era più a norma, quindi abbiamo dovuto cambiare come elementi a norma, perché se succede che qualcuno si fa male ci sarebbero dei grossi problemi. E quindi abbiamo preso appunto tutti questi palchi in giro e poi li abbiamo messi in giro per il paese e li abbiamo messi a norma, compreso quello di fronte al municipio che è stato utilizzato anche durante la sagra. Abbiamo un discorso che riguarda purtroppo la caldaia del magazzino che è usato anche come bar in centro sportivo in Via degli Onesti. La caldaia purtroppo è stata comperata come caldaia per i danni, che costava un po' meno, e cosa è successo? Col ghiaccio è scoppiata. Logicamente se una caldaia per i danni la metti fuori, vai sotto zero, scoppia, quindi abbiamo dovuto mettere le mani e cambiare la caldaia. Questo perché quando si è fatto il chiosco magari non si è pensato a farlo spendendo poco, però poi alla fine le manutenzioni le paghi, di solito succede così, quindi la caldaia è stata in questo caso cambiata. Poi per quanto riguarda dov'è il ripartimento dei segnaletti, che è la gestione dei territori dell'ambiente, le manutenzioni e verde dello spazio di Rivali. Ecco, vorrei aprire una parentesi anche per quanto riguarda il discorso di Via Canova. Il commissario, quando è venuto a Nogara, ha visto che c'erano degli allagamenti nella zona di Montalto, allagamenti che si verificano spesso e in questi anni ancora di più. Quindi ha preso carta e penne e ha cominciato a scrivere a tutti i contadini che avevano i terreni e si affacciavano su Via Canova. Via Canova sapete che è una vecchia via napoleonica, quindi ha un grosso difetto secondo me perché è tagliata a metà dalla ferrovia. Non vorrei che domani quelle sbarre che ne so, chiudessero, però per il momento noi l'abbiamo, è una strada che era larga circa 5 metri e quindi alla fine, seguendo le direttive del commissario, abbiamo deciso di portare avanti questo discorso, quindi abbiamo radunato più volte tutti i frontisti, sono venuti in questo comune, hanno firmato una convenzione in quale devono ripristinare i fossati per il maggiore scorrimento dell'acqua e noi andremo a ripristinare una strada di una larghezza di 5 metri su tutta la lunghezza di Via Canova. Alcuni magari non sanno esattamente dove si trova, comunque dall'orlo di Montalto va a finire dove c'è adesso il nuovo cavalcavia che va verso Sorgata. L'assistenza tecnica alle manifestazioni è stata inserita perché effettivamente porta diciamo così, via tempo e anche del personale per seguire tutte le varie manifestazioni che si svolgono, parlo di manifestazioni culturali, sportive e quant'altro. Quando si parla del ufficio tecnico, ricordo che il nostro comune, da questo punto di vista, è un comune virtuoso, cioè nel senso che ha pochi dipendenti e non ne ha assunto negli anni passati. Purtroppo, quando... No, vuol dire anche questo. Negli anni passati si preferiva fare con quello che si aveva. Ricordo che alcuni comuni sui 8.000 abitanti hanno anche sui 150-160 persone di personale. Okay? Quindi alla fine di fare con quello che si aveva forse ci ha penalizzati per quanto riguarda il discorso fatto di stabilità, perché poi quando è andato in funzione noi non abbiamo più potuto più di tanto fare assunzioni. Quindi, col poco personale che abbiamo, arrivano spesso censimenti, questionari e quant'altro. Abbiamo dovuto fare un censimento per la regione, perché altrimenti non avremmo più in futuro avuto sovvenzioni sulle scuole, e questo ha portato via tempo e personale all'ufficio tecnico parlando del terzo settore. Per quanto riguarda il quarto settore, i permessi di costruire
sono circa ad oggi 40-50, le denunce di inizio attività, le segnalazioni di certificazione di inizio attività sono 20, una cinquantina in tutto, suddivise tra una ventina di via e un 31 sia. L'agibilità, il recupero degli oneri di urbanizzazione e di costruzione, l'attivazione delle procedure necessarie per il fotovoltaico di biogas. In questo caso, la Regione, diciamo così, che prima provvedeva lei a fare tutti gli incantamenti, come sapete da quest'anno, ha deciso di dare mandato ai comuni, quindi basta che qualcuno, qualche cittadino faccia la domanda e decide di portare al comune, il nostro personale si deve operare, l'ufficio tecnico, per seguire tutte le pratiche che prima erano di esclusiva competenza della Regione. Quindi abbiamo dovuto seguire un impianto di fotovoltaico a terra che non so se poi vedrà la luce o meno in futuro. E il discorso di un impianto a biogas, va bene, di piccole dimensioni, ma comunque anche questo ha dovuto seguire il suo iter e l'abbiamo seguito noi con l'ufficio tecnico. Come? Tanto piccolo. Piccolo, sì. Ma insomma, mi è tanto piccolo. Non è di me. Dove c'è trovato? Quello di Cartelletto. Perché? C'è tanto. No, è ancora più piccolo. No, quello di Cartelletto. No, no, c'è un'altra forma, di più. Cartelletto. Cartelletto. I 5 allora. Perché 5? 4. Ma lui viene a parlare con la di Cognone. Esatto. No, Cognone fotovoltaico a terra. Cartelletto. Cognone era la mia casa. Sì, è stata seguita la pratica da questo comune. Cognola e la biogas erano 189 kW. Allora, un attimo solo. Se dai le basi di terra e fai una domanda in regione, ok, per poterlo fare, la regione ti manda verso il comune, quindi noi abbiamo dovuto comunque, anche se questo impianto, io non lo so se farà o meno l'impianto, abbiamo dovuto comunque seguire le pratiche. Non si capiamo okay. Bene. Agricoltore. Ha fatto due domande, una per quanto riguarda il biogas e una per quanto riguarda il fotovoltaico. Perfetto. Io parlo del primo. Sì, ma io sto parlando dell'impianto di gas. Allora, scusate un secondo, no, giusto perché ci capiamo. Come comune, tre impianti a biogas, quelli che sono stati seguiti dalla Regione, uno è stato seguito dal Comune, io ho messo quello seguito dal Comune visto che ci abbiamo lavorato noi. Sì. Okay. Quello che è seguito dal Comune è piccolo perché è gestione praticamente familiare, che è quello di Cappelletto. Sì. Per quanto riguarda l'informatizzazione trovata nelle parti di notizie, come? Sì. No, poi vi ha parlato del biogas, signor Livio. Dunque, l'informatizzazione delle pratiche edilizie è stata portata avanti con, per fortuna, una persona che ha fatto lo stage qui con noi, presso l'ufficio tecnico, e ci ha permesso di mettere, diciamo, file dentro il computer quello che erano le varie pratiche edilizie. Adesso sono numerate e ben archiviate dentro il computer. Abbiamo anche richiesto di pratiche in archivio, quindi Cristina spesso volte dal suo ufficio si deve recare presso l'archivio per prendere i documenti e anche questo porta via del tempo. In collaborazione con la polizia locale seguiamo il discorso degli abusi edilizi che per fortuna non sono tantissimi, però sul discorso magari tecnico può magari dare qualche indicazione a Tonello nello specifico, perché qui arrivano sempre diciamo così delle lettere e nella maggior parte dei casi sono confinanti che magari si fanno un po' di guerra di confine. Purtroppo succede anche questo, insomma, giusto anche dirlo. Poi abbiamo un discorso che per quanto riguarda i PAT, come sapete abbiamo anche discusso nel Consiglio Comunale di Carico a Caire, che era stata la prima cooperativa di architetti ingegneri che aveva seguito la prima fase del PAT, questo per dare una serata diciamo così, a questo piano, che sennò da poco tempo è presso questo comune e non vede, diciamo così, un suo futuro. Abbiamo preso quindi questo studio perché era già informato su quello che era il primo, diciamo così, intervento sul PAT, quindi lo stanno portando a compimento.
siamo arrivati, giusto per dare un'indicazione anche del PAT, alle contraddizioni del comune, delle osservazioni e per l'esame della regione e della provincia. Cioè abbiamo raccolto tutte le osservazioni e queste andranno appunto, siamo nella fase di esame regionale e provinciale. Per quanto riguarda i collaudi che stiamo mettendo in atto, abbiamo in Escala, via Alto Moro e via Montana. Sono in corso di realizzazione due utilizzazioni in via degli scavi, denominata Chimi e a Montalto. Sono invece Chimi, sì, no, vabbè, i miei Chimi, a via degli scavi sono via. Una fantasia del foro. Però ognuno è per il suo. Non possiamo fare altro che prendere altro in quel caso. Dai, cioè, vabbè, dopo abbiamo invece alcuni sospesi perché siamo in attesa di documentazioni. Per quanto riguarda purtroppo la nota dovente, chiudo qua, anzi, riguarda il discorso della SIT, lo sapete che c'è una notizzazione che purtroppo da anni è ancora ferma. Siamo ancora nella fase, siamo ancora lì purtroppo nel rilascio del permesso di costruire perché c'è stata una specie di incomprensione tra chi ha fatto questa autorizzazione, sono andati in causa e quindi ha creato problemi al comune e che stanno ancora creando perché siamo ancora fermi a quel punto. Per quanto riguarda le alienazioni, sono state passate in questo comune, abbiamo un interessamento dei privati che abbiamo detto l'altra volta, stiamo completando l'iter perché purtroppo anche per le alienazioni abbiamo bisogno di soddisfare le esigenze di chi compra e speriamo di soddisfarle nel migliore dei modi. Vabbè, basta se ci sono domande, prego. Guardate. Voi non sapete neanche che cosa sia un comune virtuoso, ve lo dico io. Perché intanto Nogara non è associato ai comuni virtuosi, intanto. Non ha mai vinto un premio di comuni virtuosi. Voi non sapete che cos'è associato ai comuni virtuosi. Di Marco Boschini, il nostro carissimo amico, non vostro. Voi qua parlate di comuni virtuosi, ma su nessun tetto di nessun edificio. Nell'edificio pubblico esiste un pannello fotovoltaico. Un comune virtuoso supera la raccolta differenziata dell'80%, qua noi siamo al 65%, neanche perché sono 64% rotti. Arriveremo al 65% forse l'anno prossimo, perché sennò poi saremo in multa. Un comune virtuoso discute la mozione che ho presentato io a nome del Movimento 5 Stelle su Salviano, il paesaggio, che serve appunto per monitorare le edilizie abusive e tutte quelle cose lì, dovete ancora risponderci. Un comune virtuoso, assessore Poltronieri, risponde alla mozione del Consiglio Comunale dei ragazzi presentata il 20 gennaio, assieme a 8 ore. E voi siete concordati a farlo diventare assieme? Sì, vabbè, più ora. Cioè, basta, chi? Ma chiuso chi? Ma come ti rivolgo? Ma chiuso chi? Chi sei? Chiudo cosa? Forza! Ma cosa vuoi da quello che sei anche con Sorea è come un virtuoso? Cosa vai, vai, parlo un po' di virtuoso. No, parlo loro, lo diventerà fra poco. Bene. Voi parlate di comuni virtuosi, non sapete nemmeno che cosa siano, in primis ti potrei bene. Sì. No, non ti faccio niente. Non faccio niente, guarda. Non mi interessa più, sai? No, bene. Non mi interessa più. Le tempo perso. Siccome so benissimo cosa sei andato a fare, comunque è lo stesso, nessun problema. Voi non siete virtuosi, non c'è nulla di virtuoso in quello che state facendo. Nogara prima di tutto, cos'è la roba virtuoso? Fa un chiosco bar. Finisco perché ti ho fatto finire poi. Il virtuoso mi riferivo al personale che sì, ha fatto. No, io non è cosa vuol dire, vuol dire. Il virtuoso è un chiosco bar. Il virtuoso è un chiosco bar. Qua non parli nemmeno della condotta. Non parli nemmeno della condotta. Posso sapendo. Non parli nemmeno della condotta. Qua non c'è niente della condotta. Non parlo prima di tutto. E non parlo il chiosco, poi dopo la condotta. Cioè, non si capisce niente qua. Voi qua parlate di
state la fedotto qua, Flavio. Nell'articolo te dici che stanno fettuto, nell'articolo della Renga,